Luce, io mi chiamo Matteo Busato, sono qui questa sera in veste di amministratore delegato della società Make Consulting, che è una delle società che ha organizzato questa serata. Quando abbiamo pensato a questa iniziativa, l'abbiamo pensata per una duplice utilità. La prima, fatti impresa per il business. Un secondo obiettivo importante, che è per il sociale, quindi per fare una buona azione. Quest'anno che si sta chiudendo, la domanda, il concetto, la cosa su cui dovete andare a battere, a controllare, a vedere, ad analizzare, una volta che avete il bilancio pronto, andare ad analizzare, a capire quando è il break even che dovete assolutamente avere a vostra disposizione per tutte le scelte imprenditoriali del 2018, 2019 e 2020, avanti così. Chi di noi, chi meglio di noi non può essere regista della propria vita? Ognuno di voi può decidere di scrivere il suo film. Io ho preso un quadernone a quadretti, che è una cosa che tengo sempre con me, da ormai 34 anni, e ho cominciato a capire quanti ruoli volevo fare. Ciascuno di noi ha dei ruoli nella vita. È stato un momento eccezionale, molto interessante. La lista degli obiettivi deve essere sempre con voi nei luoghi vostri e sotto il vostro campo visivo. Abbiamo i ruoli, poi abbiamo gli obiettivi e poi ci vuole il collegamento fra la vita, diciamo, strategica, che sono ruoli, obiettivi, e il day by day. E allora la congiunzione sono le attività operative, ciò che facciamo ogni giorno. Ogni obiettivo deve essere sviluppato in un tot di attività operative che servono per realizzarlo. Con eventi del genere ci si confronta e si capiscono talmente tante cose che in due ore riusciamo a capire molto di più rispetto magari a tante altre giornate di formazione che facciamo all'interno dell'azienda. Quando torno a casa nella mia vita personale, quello che mi dicono lo applico, quello che non va bene lo scarto e quello che va bene invece lo tengo. E diventa roba che diventa un insegnamento di vita. Persone meravigliose, ognuno può diventare più meraviglioso, ma bisogna lavorare come in palestra. In palestra non succede niente se tu guardi gli attrezzi. È stata sicuramente un'occasione molto utile perché ha concentrato in poco tempo numerose esperienze. Penso che sia un momento di incontro importante, di confronto soprattutto, perché Matteo è molto bravo nel far circolare anche le informazioni, un networking tra imprenditori che è quello che manca per crescere, per scambiarsi le informazioni, per scambiarsi le esperienze, anche quelle negative servono sempre per crescere. Quindi è un format secondo me ottimo e vedo che sta dando anche grandi successo. Io amo il mio lavoro, io amo le mie pietre. Allora io sono convinto, ed è l'augurio che veramente mi faccio, che se ognuno di noi ama il proprio lavoro, ama la propria professione, la comunica al mercato e mette in pratica almeno una cosa di quella che ha sentito questa sera, non potrà che ottenere risultati straordinari.